It's been a while since I last ride. We were driving all through the night, feeling close to. Ciao a tutti, eccoci con il consueto appuntamento con le previsioni per il weekend. E veniamo da una settimana, diciamo, un po' ballerina. Abbiamo iniziato con la prima perturbazione per il mese di aprile, che ha portato un po' di pioggia che ci voleva, ma ha portato con sé anche aria piuttosto fredda, tanto più che nella giornata di giovedì la neve è scesa fino a 800 metri. In questo venerdì, come vedete, il cielo è, a parte il vento, il cielo è molto soleggiato, e qualche nuvola, ma poca roba. E mentre per quanto riguarda invece sabato e domenica, dobbiamo attenderci per sabato inizialmente una giornata con cielo per lo più sereno, ma tenderà a coprirsi verso metà giornata con un passaggio di nubi che però non dovrebbero portare a precipitazioni. Verso sera invece il cielo potrebbe iniziare a coprirsi, perché domenica sarà una giornata più instabile, perturbata, con nuvolosità abbastanza estesa, non escludo qualche schiarita, e associata a questa nuvolosità potrebbero esserci anche delle precipitazioni, soprattutto a ridosso della fascia, diciamo, pedemontana vicino ai nostri monti e le zone di pianura vicino a questa, dove appunto potrebbero esserci delle precipitazioni con la neve che potrebbe arrivare attorno ai 1000 metri. Per quanto riguarda invece le temperature, sono destinate ad aumentare, sia soprattutto nei valori minimi, fortunatamente, così potremmo escludere la possibilità di gelate in pianura, e nei valori massimi sabato in deciso aumento, mentre domenica, essendoci un po' più nuvoloso, potrebbero rimanere stabili. E venti, ventilazione ancora a tratti sostenuta, soprattutto nelle zone a nord di Verona. E con questo non mi resta che augurarvi una buona giornata e soprattutto un buon weekend, anche se appunto un po' nuvoloso. Ciao!